primo di una serie di incontri, una rassegna che abbiamo voluto inaugurare quest'anno, si chiama Littera, ed è una rassegna che serve un po' per continuare a dare il profumo, a mantenere il profumo della carta e del libro nel periodo che va tra la fine del premio letterario Giuseppe Dessì e l'altro periodo che stiamo cominciando ad apprezzare ogni anno, sempre di più, che Giuditta ha cominciato a qualcosa 2 anni fa, quest'anno è la terza edizione ed è il dicembre letterario. Per cui avevamo questo buco di 2 mesi che sembrava davvero brutto lasciar passare così. Allora abbiamo pensato di mettere su, abbiamo pensato praticamente in contemporanea, senza però che parlassimo l'uno con l'altro. Giuditta aveva pensato di fare 2 giornate, io avevo pensato di farne altre 4, poi ci siamo ridotti insomma a 4 giornate totali e questa è la prima. La seconda sarà il 31 con il libro di Vittorio Sanna sul Cagliari, sono diciamo libri che trovano particolari, insomma, che a parte questo, insomma, il Tisma che è un romanzo ed è molto molto intrigante, se vuol dire. Gli altri sono libri che trovano una collocazione un po' in maniera un po' più difficile all'interno della rassegna, mettiamolo in questi termini. Un libro sulla storia del Cagliari è difficile da collocare all'interno di una rassegna letteraria. Abbiamo voluto utilizzare anche questa rassegna per dare spazio a quelle letterature anche delle professioni, come per esempio il libro che verrà presentato il 9 di novembre, che è il libro che racconta la storia di un dirigente scolastico che è andato in pensione quest'anno e racconta la sua vita da professore e da dirigente. E poi è la volta del libro di Alessandro Galli il 17 novembre. E per ultimo il libro della nostra concittadina Elisa Fornesu, il libro di... un bel libro di poesie che racconta il nostro territorio e i suoi profumi. Per cui io adesso vi do la parola a Giuditta e vi auguro veramente una splendida serata, salutando di nuovo tutti quanti. Grazie Giuditta, grazie a tutti. Siamo riuniti appunto, non so come, a un certo punto abbiamo
che si trova a 5 minuti in una spiaggia, sognando, fantasticando, immaginando quello che può essere il loro futuro, accade una cosa che purtroppo segnerà i loro destini per sempre. Intanto c'è da dire che il personaggio principale, Petru, nonostante sia di umili origini, è un ragazzo istruito, perché rispetto ai suoi coetanei ha avuto la possibilità di studiare nel vicino monastero dei monaci vittorini, che stavano nel villaggio di Cepola. Cepola è uno dei quartieri che oggi costituiscono la città di Quarto Sant'Elena, perché c'erano quattro villaggi che si chiamavano tutti quanti Quarto, perché distavano 4 miglia dal centro, che era la cara destra romana. E tre di questi villaggi in cui sono andati a costituire quella che è l'attuale Quarto Sant'Elena. Cepola era proprio il quartiere Santa Maria di Cepola, dove c'è una delle chiese più antiche di Quarto. Diciamo così, era la sede anche di questo monastero dei monaci vittorini di Massimo. Quindi questo ragazzo, grazie a un cugino della madre che è morta dando alla luce il fratellino, è stato praticamente adottato da questo cugino e ha avuto la fortuna, rispetto ai suoi coetanei praticamente analfabeti, di studiare, quindi impara a conoscere bene il latino e anche la lingua francese, perché essendo monaci vittorini di Marsiglia, alcuni monaci sono andati periodicamente dalla casa madre e quindi lui riesce a capire e a parlare bene il francese, cosa che gli servirà dopo quando accadrà un'altra cosa. Quindi questi due ragazzi, non voglio svelarvi, da una cosina la posso dire, altrimenti si trova anche giusto di leggere, perché chi desidera leggere questo romanzo, a un certo punto, mentre stanno in questa spiaggia, arriva una delle tante piaghe che ha sempre contraddistinto la Sardegna. Una delle piaghe importanti è ovviamente quella degli incendi. Se voi leggete la carta del luogo, qualcuno l'avrà anche fatto, vedrete con quanta precisione, con quanta serietà prevedevano le pene per gli incendiari, per portare dolosamente gli incendi, addirittura con tutto un calendario nel quale anche era stabilito il periodo in cui dovevano essere messe a fuoco le scoppie, insomma, tutte queste cose. E quindi questi due ragazzi, a un certo punto succede questo fatto tragico, arriva una banda di saraceni che rapisce questa ragazza. Sapete che c'era questo modo di fare, questa città stata del Maghreb e del Nord Africa, arrivavano all'improvviso, rapivano giovani fanciulle, possibilmente vergini, da rivendere al mercato degli schiavi, e giovani bambini che venivano indottrinati alla religione islamica e diventavano i peggiori nemici della cristianità. Stiamo parlando di 800 anni fa, oggi credo che ci sia un processo un po' lontano, però credo che per certi aspetti sia di un'attualità disarmante questo romanzo, nonostante sia ambientato ulteriore. E poi, per farla breve, questa ragazza viene portata via, questo lo possiamo dire, e da questo momento inizia il romanzo vero e proprio, perché c'è una ricerca continua di Petru, che non si rassegna a perderla così, soprattutto in questo modo, dove si sono dichiarati di amarsi per sempre e desiderano sposarsi. Quindi c'è tutto un susseguirsi di azioni in un crescendo, e c'è un finale scoppiettante che lascia un pochino non te l'aspetti, speriamo di curiosire, anche sperando e non sperando. Dimmi, non lo so, sai che a me piace sempre il passaggio, so che ho perso il segno prima. Giulietta, che è bravissima e legge molto bene, aveva letto questo passaggio in una presentazione che abbiamo fatto a Ottavio, e devo dire sinceramente, io l'ho ascoltata e incantato, perché ero io che scrivevo e lei è riuscita a cogliere lo stato d'animo veramente, non lo dico per la circostanza, ma è proprio così. Se ti fa piacere, vuoi leggere? Sì, allora posso recuperare il passaggio del microfono. Ok, perché prima non avevo. Nel frattempo io c'ero, così
oggetti, una cinta di una semplice cinta di cuoio, una scarsella dove mettere qualche piccolo oggetto di uso quotidiano e qualche moneta, le calzadraghe, perché allora si usava questa tipologia di abbigliamento, le calze in cuoio senza tacco, perché il tacco è una cosa che poi viene dopo col tempo, e anche i bambini più o meno riflettono quella che era la moda degli adulti con abiti molto semplici. A dire il vero si andava molto scalzi, perché non tutti potevano permettersi un paio di calzature comode, per quanto potessero essere comode queste calzature, che vi assicuro senza tacco fanno venire il mal di schiena alla fine della manifestazione. Quindi tutta la serie di acconciature, magari poi passiamo a parlare, non dico tutti, però anche loro in prima persona, quindi descriveranno meglio la vita. Scusi, citate anche dalle donne, ma sono dei guerrieri. Esatto. La distinzione è quella da maritare, quella da vincere, quella da maritare. Allora, non c'è. Diplomatico
combinare il matrimonio tra la figlia di Juan III e il figlio del re di Francia. Quindi quando vengono mandati questi ambasciatori, che deve dare un bellissimo diario, praticamente del viaggio che loro compiono all'interno della Sardegna, è uno degli elementi che viene riportato quando loro arrivano alla corte di Oristano, è la ricchezza dell'abbigliamento che indossano all'interno della città diversi strati sociali, ma soprattutto la corte giudicale. Cioè, si parla di questi stivali di cuoio molto ampi, in realtà nella realtà medievale venivano utilizzati molto spesso degli stivali che arrivavano fino a mezza coscia, o comunque vengono dati tanti dettagli, tra cui il dettaglio della sardità interessante all'utilizzo di un particolare gonnello di cui purtroppo non abbiamo avuto fonti né iconografiche, ma viene riportato in questo particolare documento. Quindi per dire, la Sardegna ne parleremo magari dopo con più calma, ma smettiamo sempre di immaginare una Sardegna totalmente avulsa dal contesto di riferimento. I sardi erano pienamente inseriti nella loro realtà sociale, nella realtà del loro periodo, e questo va bene, non vuol dire che la nostra storia sia migliore della storia degli altri, ma semplicemente non ha niente da invidiare, è una realtà pienamente inserita nella sua storia a livello sociale, a livello giuridico, a livello economico, è una realtà da invidiare ma allo stesso tempo pienamente inserita nel suo periodo. E così anche l'abbigliamento in Sardegna, smettiamo di immaginare i sardi mastrucati con le peli di pecora, con le peli di bovino, che magari potrà anche avere proprio, smettiamo di avere questa immagine totalmente chiusa, ma immaginiamo invece una realtà sarda che addirittura suscita stupore degli emissari del re di Francia. Lascio nuovamente la parola a Giuditta. Sonoro cerfone da cascino via con sé, abbandonando velocemente
cena del suo marione di lupo porta al centro della sala altre due fanciulle. Erano più graziose e meno giovani della prima. Anche questa volta le buffette rimasero molto basse. Nell'uomo le strappò letteralmente le vesti addosso, due uomini tirati nelle loro preziose comode. Jean-Marie confabulavano tra loro. 30 dinar per entrambe, pronunciò il mercante alzandosi in piedi, rivolgendo un accenno di malevole sorriso al figlio che dal basso lo osservava orgoglioso. 30 dinar per entrambe, gli rispose Rosso in viso da lì, l'uomo della recitatrice. Ho piazzato l'altra fanciulla al vecchio Amr al-Nasir per 20 dinar e tu me ne offri 30 per entrambe, che da sole valgono ognuna almeno il doppio della precedente. 40 dinar, rispose aumentando l'offerta al mercante. L'uomo della cicatrice scosse ripetutamente il capo in segno di diniego. Il giovane, cercando di non farsi vedere dagli altri astanti, tirò ripetutamente a sé un lembo della gelateria del padre e sembra implorarlo con il suo sguardo. E va bene, rispose sconsolato ma deciso il mercante. 50 dinar per entrambe, ma non uno di più. È la mia ultima offerta. Sedette nuovamente al suo posto e attese. Ci fu un solito momento di pausa, ma non altre offerte. E l'uomo della cicatrice giudicò al mercante le due schiave, esternando un'espressione di sconsolata rassegnazione che doveva far parte di un copione imparato a memoria e che recitava alla perfezione. Voleva far comprendere che le offerte erano molto basse rispetto alla qualità della merce. Ma era vero. Aveva accumulato una fortuna con questo sguardo di commercio. E anche quel giorno gli affari stavano andando per niente male, anche se faceva credere il contrario. L'eunuco svolse anche stavolta il suo compito e accompagnò diligentemente le due fanciulle verso il loro appartamento. Il ragazzo si piazzò in mezzo alle due schiave e lo osservò. Per quanto non proprio basso, era superato in altezza dai brani dei ragazzi di mezza testa. Guardò ancora prima una e poi l'altra. Quindi accarezzò con una mano il seno di una e contemporaneamente strinse con l'altra mano il seno dell'altra, invitandole a sedersi accanto a lui nella loro postazione. I presenti scoppiarono una grande risata. Rimase in quella posizione, tormentando il seno delle due fanciulle per il resto della strada. Il padre lo guardò interrogandosi, riuscendo a mascherare la sua soddisfazione. L'eunuco riprese a recitare il proprio copione, con pignola precisione e come di venire invitato una volta per volta dal suo padrone, accompagnò al centro della sala un'altra decina di prigionieri che in rapida successione seguirono la sorte di coloro che avevano preceduto. Storicamente terminò soltanto nel 1816, quando
come un altro, cercare di concentrare l'attenzione preparandomi a scattare. Improvvisamente la foto della foresta appare un cervo, un magnifico cervo maschio. Mi fissò un attimo, con studi facissimi, quasi passare gli occhi di lì. Poi si buffò, disegnandone la leggenda per cambio di un poeta di vapore. Grattò sulla neve con lo zoccolo anteriore e spiccò un balzo, superando gli slanci cespugli e smuovendo i rami del fitto sottobosco pesantiti dalla neve. Il silenzio datato di quel gelo tornò a colpire ogni cosa, ma non mi sbagliai. La sensazione che avevo avvertito si rivelò esatta, e anche il cielo doveva aver percepito la presenza di qualcuno schizzando di me. Perennemente allerta, con la coda dell'occhio, intravidi un lucidio verde chiaro emergere dalla candida polvere che copriva la fitta boscata degli spagni. Guainai la spada e pensai di conficcarla nella neve dalla sinistra, come per attirare l'attenzione di qualcuno di cui sentivo sempre più chiaramente la presenza, in agguato dietro di me. Allo stesso tempo, con l'altra mano afferrai il pugno. Portai a termine le mie mosse in modo fulmineo e balzai improvvisamente all'indietro, atterrando sulla soffice neve sopra un individuo incappucciato. Gli puntai la lama alla gola e fu investito da un ultimo strillo mentre cercava inutilmente di vincolarsi dalla mia presa. Era disarmato, rimasi in attesa per questo. Poi abbassai il cappuccio all'individuo, scoprendo con terribile sorpresa che il mio pugnale si era fermato per tempo sulla candida gola di Aris. Ah, Aris, balbettai, attonito e sorpreso, mentre il mio spaventatissimo continuava a rimenarsi. I suoi grandi occhi verdi mi fissavano terrorizzati. Che ci fai qui? Mi chiesi, traendo velocemente la lama spaventata. Non doveva essere stato difficile trovarmi, realizzai, seguendo le orme fresche lasciate da Arzo sulla neve. Volevo scoprire quale segreto custodissi, mi rispose nervosamente. Il rossore comparso sulle sue gote pallide contrastò per un attimo con il candido bianco intorno. Non volevo rubare la tua intimità, solo che volevo conoscere fino in fondo le ragioni del tuo disagio. Aris, uscire nella foresta con questo tempo può essere veramente pericoloso, le dissi per distruggere la sua palese imbarazzo e preoccupato allo stesso tempo per il rischio che aveva corso. Ora credo di aver finalmente capito il perché di questi due frequenti allontanamenti della mia stella, mascherati da misteriose cavalcate. Mi risposto volendo volutamente. Ti ho sentito prima che la chiamavi. È lei, a voce alta. Il dramma che ha letto Giuditta è in terza persona, il dramma che ha letto Pierluigi è in prima persona, questo non è un errore,
le vicende di Eleni. Sono due percorsi totalmente differenti e la bellezza è che si entra in contatto con realtà totalmente differenti, non solo geograficamente, ma anche socialmente. Entrambi entrano a contatto prima con le fasce sociali più basse, poi con quelle più alte, poi nuovamente con tutte le diverse realtà sociali, sia nel mondo occidentale sia nel mondo orientale dell'epoca, quindi non concentrandosi esclusivamente magari sul fascino della realtà cavalleresca, della realtà più ricca che può essere, diciamo, la più facile da trattare, la più facile con cui conquistare il lettore. Quindi c'è varietà, c'è un percorso che conquista il lettore, ma soprattutto un percorso che valorizza la sardità e la realtà della Sardegna in maniera estremamente ampia, quindi un percorso di scoperta sia di una realtà temporale come quella del Medioevo, sia di una realtà umana estremamente profonda. Chiudo con l'ultimo dettaglio del perché a me personalmente è piaciuto il romanzo, per un piccolo dettaglio, perché chi scrive romanzi storici, per una diciamo la maggior parte, un 95%, adesso esagerando, il 98% delle proposte che ci arrivano in casa editrice solitamente partono dalla figura del cavaliere, sempre e costantemente, perché è più facile partire già dalla figura del cavaliere fatto, perché sarà più facile raccontare battaglie, valli, castelli e tutto quanto il resto. Pierluigi parte dal basso ed è un protagonista che afferma se stesso non per delle mere doti cavalleresche, ma afferma se stesso partendo dal presupposto che ho detto di prima, partendo dalla conoscenza. È un personaggio povero che ha avuto la possibilità di fare un percorso culturale, fare un percorso di conoscenza, ed è attraverso questo che poi lui arriverà a elevare se stesso in un percorso di ricerca dell'amore. E in un'epoca come oggi è meraviglioso che per una metafora esistenziale ci sia qualcuno che sceglie di partire non dalla forza bruta delle armi o da una realtà sociale, ma che sceglie di partire dal valore della cultura. E questo è uno degli altri motivi per cui è un libro che veramente può ci accompagna in un percorso umano vivo e pulsante dalla prima all'ultima pagina. Io chiaramente sono di parte, però vi invito veramente alla lettura. Sapeva che io non ho mai scritto niente, quindi una persona che legge molti romanzi, questa mia mamma. Quando prendi in mano un libro nuovo e sei un accanito lettore, nel momento stesso in cui sai che si tratta del primo romanzo di un tuo caro amico, si innalza in maniera umanamente inevitabile dei pregiudizi, del tipo: chissà se la storia starà in piedi, oppure, e se poi mi annoio, come glielo dico? E invece Pierlu, che dice il mio nome, mi chiama Pierlu, si dà le prime pagine. Non solo hai scritto la cosa,
avvicinando, la piena conosciamo, la presidente è generale, la sinistra si è scomparsa. No, è qui. Con l'associazione penso che abbiamo assistito alla presentazione di tanti, ognuno aveva una sua particolarità, una modalità, ma questa perché mi ha colpito? Per l'entusiasmo dei suoi protagonisti, che è Luigi, Andrea, ogni uomo attivo nell'isola combatte per l'isola. Quindi che cosa succede? Che ogni villaggio, ogni città dell'isola era divisa in quelle che venivano chiamate le mute e le mude, che è un termine rimasto pure ancora oggi. Cosa erano le mute? Veniva diviso in tre parti il villaggio, e mentre una parte degli uomini stava combattendo al fronte, una parte rimaneva a coltivare i campi, a portare avanti le attività. Mentre invece una terza muta si muoveva dal fronte alle attività quotidiane. Cioè vuol dire che c'era un continuo circolo di uomini. Adesso per concludere questa parentesi, dove sta l'elemento interessante? Che in un'altra realtà geografica, quando dei soldati arrivano all'interno di un villaggio, solitamente incontrano cittadini, contadini, persone che non sono abituate all'uso della guerra. E così si muove il conflitto. Quando i catalani arrivano nell'isola, si trovano in una realtà che chiaramente, con molta cautela, può essere paragonata, diciamo, alcune zone del Medio Oriente attuale. Ciò vuol dire che non c'è una netta distinzione tra civili e militari, perché tutti gli uomini partecipano alla guerra. Quindi anche quando i catalani molto spesso entravano in un villaggio per requisire il grano, si ritrovavano sempre davanti a delle persone che magari in quel momento stanno svolgendo la funzione di contadini, ma anche loro si trovano regolarmente a combattere sul fronte. Quindi una realtà bellica che è riuscita ad opporre con questa estrema incisività, quasi da guerriglia, per circa 130 anni. E chiudo con un'ultima cosa. La realtà giudicale non è finita con la battaglia di San Luis. Ci hanno abituato per decenni con questa cosa. Nessuno Stato può finire di diritto con una battaglia. È stata una grandissima batosta, sicuramente. Però ricordiamoci che solo un mese e mezzo dopo la battaglia di San Luis, Pedro Torreyes, che guidava le truppe catalane a San Luis, si muove verso Oristano per espugnare la capitale giudicale. E il 17 agosto vengono scacciati dall'esercito arborense. Ciò vuol dire che chiaramente la batosta è stata grande, ma il giudicato non può finire di diritto per una battaglia. Il giudicato d'Arborea non finisce militarmente, il giudicato d'Arborea finisce monetariamente, perché Guglielmo di Narbona, che era francese ed era l'ultimo giudice, sta combattendo la guerra dei cent'anni in Francia e chiaramente ha i suoi interessi totalmente in un'altra parte geografica. Stanco di una realtà che non va avanti, decide di venderla per 100.000 fiorini d'oro nell'agosto del 1420. Nel 1420 vengono venduti i diritti ereditari del giudicato d'Arborea e catalano-aragonese. Quindi questo è sempre un elemento interessante. Ricordiamoci,
questo piccolo dettaglio storico che può non fare la differenza, ma fare la differenza. Il giudicato d'Arborea non è finito militarmente, è finito economicamente, con una vendita. Quindi questo è un dettaglio importante. Vi facciamo vedere adesso le danze. Per rompere il ghiaccio vi facciamo vedere una danza, quindi tutti gli uomini e donne che vedete qua si incontrano regolarmente per ridare vita alle danze medievali, riprese da dei trattati francesi di fine 300. Quindi tutto quello che vedete non è inventato o improvvisato, deciso da coreografi contemporanei, ma è stato ricostruito sulla base dei manuali dell'epoca. Il ballo era chiaramente un'occasione, come poi rimasta nel tempo, di incontro sociale e rispondeva a delle precise regole. Quindi questo diciamo che è uno degli estratti, una di alcune danze che vi faremo vedere stasera. Dell'epoca, entrando al servizio tra l'altro di diversi signori, tra cui gli ultimi, i marchesi d'Este, per cui ha scritto questo manuale. Adesso non ci dilunghiamo su questo, ma è uno dei più importanti manuali di scherma del periodo, che è stato scritto appunto da questo autore italiano. Quindi cosa succede? Facciamo una piccola lezione. Adesso voi dovete immaginare che se vogliamo spiegare un qualcosa che adesso definiremo in un termine molto laterale sportivo, immaginate quanto è difficile spiegare un movimento a qualcuno utilizzando solo la parte scritta. Facendo un esempio calcistico, se devo spiegare a un bambino come tirare un pallone, mi verrà molto difficile senza farglielo vedere in maniera pratica e diretta. Quindi che cosa fa? Ricorre a delle immagini, a delle figure, a delle metafore.
cosa succede? Chiaramente queste metafore non vanno prese perfettamente alla lettera, ma devono dare un'idea lontana di come deve suonare il movimento. Quindi oggi voi vedrete brevemente quelli che sono la prima pagina del Fiore dei Liberi, la prima lezione che lui dà, e quindi mi servirà il vostro aiuto. Prima di tutto, il Fiore dei Liberi si apre con l'immagine di un uomo in questa posizione, e su ogni parte del suo corpo è disegnata una figura differente. Quindi abbiamo l'orso sulla spalla destra, il caprone, dopo mi interrogo, caprone, chi sa rispondere verrà risparmiato dopo, giocate per la testa. Allora, orso sulla spalla destra, caprone sulla spalla sinistra, serpente sulla mano destra, leviero sulla mano sinistra. Poi abbiamo il sole e la luna sui piedi, uno, no? Le chiavi sulle ginocchia, l'occhio sul cuore e il compasso sulla testa. Vediamole brevemente, partiamo dalla spalla. Allora adesso, senza vergogna, siamo tutti adulti, quindi ormai ci siamo... Figure di merda le abbiamo fatto tutti, quindi ormai una più una meno, lanciamoci tutti quanti, senza timore. Allora, come attaccano gli orsi? Chi me lo fa vedere? Come attacca un orso solitario? Come attacca un orso? Passo avanti, faccio vedere come attacca un orso. Un orso, dai, primo, come attacca un orso? Ok, allora l'orso solitamente, se l'avete visto, si alza sulle zampe posteriori, ecco, se avete visto la parte di capo, da un orso più o meno. Quindi si alza solitamente sulle zampe posteriori e compie questo movimento con le braccia. Ciò vuol dire che è un movimento rotatorio della spalla, non è un movimento che va dall'alto verso il basso, ma compie una rotazione con cui lui carica tutta la potenza del suo corpo. Questo perché ricorre a questa immagine? Perché chiaramente in una metafora larga vuole richiamare richiama quello del movimento che fanno le spalle. Ciò vuol dire che un movimento rotatorio in cui la rotazione, quindi come vedete, semplicemente con l'immagine dell'orso vuole spiegare che i colpi non sono questi, ma vanno a compiere delle rotazioni che portano maggiore forza. Questo è l'orso. Perché il caprone? Il caprone ce l'ha una spada a mano? Vabbè, fammi anche questo. Perché il caprone? Allora, come attacca il caprone? Non ingiocazzatevi, bambino, che pesa il doppio di me. Allora, la signora ha già vinto un punto, perché siamo stati vinto. Come attacca il caprone? Il caprone, chiaramente, che cosa sta ad intendere? Il fatto che se la parte destra è dominante schermisticamente per il colpo, chiaramente la parte sinistra non rimane lì, non rimane lì ferma senza fare nulla, ma viene utilizzata comunque in ogni momento per colpire l'avversario. Ciò vuol dire che se io vado a colpire, quando vado a entrare nel gioco, chiaramente anche tutto il corpo viene utilizzato per spostare il pallone tu senza lanciarmi. Cazzo, facciamo vedere la senza ucciderlo. Trasportate la panchina del pollo. Quindi ciò vuol dire che quando io vado a colpire, so di preciso che anche l'altra parte del suo corpo andrà ad impattare e ad entrare sull'avversario. Adesso che mi si è spostato il cuore di 3 cm, andiamo avanti. Il serpente, questo è il più simpatico. Allora, potete farlo con una mano, che farlo con tutto il corpo mi viene difficile. Come attacca il serpente? Come lo fa vedere? Come attacca il serpente? Vita, che è già il secondo punto, sta vincendo a mani basse. Allora, quindi cosa fa il serpente? Il serpente molte volte si dice, ah, come attacca? Attacca così. In realtà non è che rimane sedato, ma attacca. Cioè, il serpente fa una cosa particolare. Dopo ogni attacco, il serpente torna in condizione di difesa. Ciò vuol dire che colpisce e torna. Qual è il significato di questa metafora che faccio vedere nei libri? Il fatto che dopo ogni colpo, anche se per una minima frazione di secondo, si torna in posizione di difesa. Dov'è la mia spada? È quella dietro di me. Grazie. Ciò vuol dire, per quanto anche... Quindi, come potete notare, anche se per una frazione di secondo... Quindi anche se lo faccio all'orientatore di qua, 1, 2, 3, 4, 5, come vedete i colpi non sono colpi di questo tipo, un attimo, non sono colpi portati così,
ma dopo ogni colpo, la pioventa addosso, ma dopo ogni colpo, anche se per una frazione di secondo, la posizione torna in difesa per coprire il corpo. Ciò vuol dire che si muoverà esattamente come un serpente, attacca e torna. Ora è più divertente. Allora, come attacca un leggero? Leggero va bene anche un beagle. Possiamo giocarla sul cane che mi piace di più. Un attacco il pitcher, che sono i pavilloni dei cani che hanno l'80% delle quindi allora cosa fa il leggero solitamente? Sapete per chi va a casa? Che solitamente il cane non è addestrato a uccidere l'animale, il cane deve immobilizzare l'animale fino all'arrivo del cacciatore. Lo stesso viene inteso con chiaramente la mano sinistra. Cosa vuol dire? Finché noi combattiamo sulla distanza, finché io combatto sulla distanza, posso utilizzare il fraseggio. Cosa succede però che se io entro a un certo punto a una distanza ravvicinata? Chiaramente non posso continuare a combattere da qua. E qua entrano i giochi stretti. Cosa sono i giochi stretti? I giochi stretti sono delle prese articolari. I giochi stretti sono dei giochi che servono a disarticolare, ad atterrare o a colpire l'avversario dalla distanza ravvicinata. Vuol dire, per farvi un piccolo esempio, vieni da questa posizione. Pure. Porta uno. Quindi da queste posizioni l'obiettivo chiaramente è senza piegare. Quindi tutti quanti i giochi stretti vengono chiaramente utilizzati con la mano sinistra, che come la parte sinistra non rimane immobile, ma acchiappa e immobilizza l'avversario. Chiudiamo adesso con le altre parti del corpo, che non sono più animali, si chiederà come fanno il sole e la luna. Allora, perché il sole e la luna? Chiaramente non abbiamo ancora le rivoluzioni astronomiche successive, nel periodo in cui viene scritto il flotto dell'Adoro, che abbiamo ancora una visione antropocentrica dell'universo, con la Terra al centro e gli altri pianeti che vuole. Cosa vuol dire? Che se immaginiamo il sole e la luna nella concezione di fiori dei libri, vanno intesi nella semplice alternanza, quando c'è uno non c'è l'altro e si muovono in maniera rotatoria. Il passo schermistico non è un passo lineare, il passo schermistico è un passo circolare, vuol dire che da questa posizione il passo schermistico va, è un passo rotatorio. Il passo lineare che conoscete dalla scherma moderna in realtà è ripreso totalmente dalla scherma medievale e veniva utilizzato per entrare a contatto diretto con l'avversario e oggi mantiene lo stesso nome, che è accrescere e decrescere. La scherma medievale lo utilizza per entrare a contatto, ciò vuol dire che quando io devo avvicinarmi all'avversario, questo è il passo che ancora oggi viene utilizzato nella scherma moderna, ciò vuol dire che il piede avanza e spinge avanti quello che è dietro e viceversa. Quindi sole e la luna, abbiamo visto le chiavi, come fanno le chiavi? Allora, perché le chiavi? Le chiavi perché è una metafora letteraria più che altro, le ginocchia devono essere aperte, ciò vuol dire che le ginocchia, come in tutti gli sport di combattimento moderni, non sono mai in tensione. Ciò vuol dire che da questa posizione, se io sto in questa posizione, sono fuori equilibrio. Basta che mi spinga, io cado in avanti o indietro. O allo stesso modo, se sono sbilanciato all'indietro o in avanti, lui potrà acchiapparmi o buttarmi indietro. A livello schermistico le gambe e le ginocchia sono aperte. Ciò vuol dire che io devo sempre avere, in ogni momento, le ginocchia leggermente piegate per permettermi il combattimento. Chiudiamo l'ultima metafora, l'occhio sul cuore e il compasso sulla testa, che è una metafora che fanno per spiegare che cos'è la scherma. Tra l'altro è una concezione estremamente affascinante, quindi prima di tutto perché il compasso? Il compasso perché tutta la scherma è calcolo, ciò vuol dire si gioca tutto su spazio e tempo. Io devo avere in ogni momento la piena coscienza delle distanze che mi separano dal mio avversario. Per farvi un esempio di quanto è importante, esistono 12 poste principali e una di queste era per esempio
la posta di quella lunga, come viene chiamata. A cosa serviva questa posta? Serviva a negare all'avversario la concezione della distanza, perché nel momento in cui lui da questa distanza magari è convinto di essere già fuori dal raggio d'azione, in realtà io sono già dentro. Questo vuol dire che questo serviva a ingannarlo, e lui avrebbe risposto per esempio con quella che era una posta lunga, che serviva a tenerlo costantemente dove io gli negavo il franco delle distanze, allora lui lo rimpone. Così è fatto per il tempo, c'è un tempo per l'attacco, un tempo per la difesa. Visto così sembra estremamente complesso. Ed ecco perché abbiamo l'occhio sul cuore, perché chiaramente tutto nasce qui dall'istinto. Una volta che il calcolo diventa connaturato di quello che si fa, come in qualsiasi sport, la parte tecnica lascia al puro istinto dello servidore. Per concludere con la metafora che scrisse l'allievo di Fiore dei Libri, che era Filippo Vari, che spiegò con una metafora, 40 anni dopo, che cosa intendeva il maestro. Ovvero che la scherma si presentava a lui esattamente come la musica. Come voi sapete, per imparare a suonare uno strumento c'è un preciso rapporto di frazioni matematiche tra un tasto e l'altro di ogni strumento musicale. Allo stesso modo, quando si suona, si segue quello che è l'istinto musicale. Dopo tanto studio, si segue quello che è l'istinto, il flusso musicale, e non si sta a pensare in quel momento alla precisa frazione matematica di quello che si sta andando a dire. E questa è la definizione della scherma come musica, la diede appunto 40 anni dopo l'allievo di Fiore dei Libri. Quindi avete appena assistito alla prima lezione di scherma che potevate avere nel 1400 in Italia. Proviamo? Attenzione, concentrati!